secondo me lo dobbiamo beatificare, perché con quella frase, che possibilmente nemmeno è sua, ma detta in un certo contesto, nel contesto della politica, è spettacolare. Caro Mimmo Briganò, a Sciardia è... Amici, la lotta è la lotta pagucia. Levate tu che mi ci metto io. Amici, la lotta è la lotta pagucia. Levate tu che mi ci metto io. E sapete perché? Cioè, ci troviamo davanti all'ospedale di Partenico per parlare di quello che sta succedendo là dentro, nel frattempo ci arriva la notizia politica. Udite, udite, suonamento ritrum, che Daniela Faraoni potrebbe, il condizionale è d'obbligo, ma è tra i papabili, che potrebbe diventare assessore della giunta regionale Schifani. A te, Verona. Andiamo bene, proprio bene. Immaginate, tra i tanti papabili che ci sono, la prestigia, come i soliti nomi, che non so, qualcuno ne parla pure di Cascio, qualche altro parla della di donne che sono rimaste a pere, la Monterosso, la famosa Monterosso che ritorna, insomma tutti nel nome di Forza Italia, la Locurto, insomma tutti chi deve. Un po' se ce l'hanno a trovare, perché manuale c'è incendio chiesto, se arrivò per da a Tasemucca, quella che pigliore a casa ne va da, mi ci che ha optato se ne va al Senato e lascia un posto libero qua, ora c'è a Sciardia Pacuta, la presidenza della regione di Forza Italia, la presidenza dell'assemblea va a Fratelli d'Italia, in Giaguai a Cuccio Tocca, e quindi e c'è Tamayo che vuole fare un presidente della mentre la Dabanna ce la misura a dare a Fratelli d'Italia, i Sciardi. Ma noi perché ci troviamo qui? Ci troviamo qui perché Arlinento e piano piano stanno cercando di fare ripartire questo ospedale, siamo in attesa anche di vedere ripartire quella che è la cardiologia, che dovrebbe partire fra qualche giorno, giorno 1 è dopo romane, va, arrivate siamo, e poi i famosi lavori ancora a primo piano, con l'acquazzone, con l'oricità a nudo, con l'acquazzone che ho io pronto soccorso, c'è Sallagò pronto soccorso, e per ora mi hanno aggiustato il tetto, non è che chiove e tutto il resto, perché può essere che, immaginate, già, la potente Daniela Faraone assessore, non se la sta nuda per. E quindi partiamo e scendiamo a Partenico. Ieri, questa ve la dico così, per un mero errore di una cosa si può scordare, in quelle perdite di acqua di cui me ne segnalano ancora, non vorrei prendere il telefono e leggere l'ultima segnalazione, che sarebbe anche a mio parere giusto, perché ci arrivano le segnalazioni e ci arrivano in questa, pensate, ci arrivano in questa maniera. Pino Maniaci, pensaci tu, a proposito delle caditoie, per esempio, diciamo alla Dasti che è incontrata al Bacchiara, appartiene anche a Partenico, e Dasti sono allagamenti, ogni volta si chiamano i vigili del fuoco, e poi ci sono quelli che ci segnalano e non riesco a trovarla l'ultima diciamo perdita dell'acqua. Ma ieri per errore non vi abbiamo fatto vedere l'ultima perdita dell'acqua, che era Manto Municipio. Alla fine quella perdita dell'acqua quando Isara così è davanti al comune, cioè i commissari straordinari trasero, e un giorno sì e un giorno no si bagnano i pere per trasere, ma nessuno ha preso provvedimenti, e davanti al comune di Partenico piscia l'acqua, perde l'acqua. Ma la commissione già è in uscita e quindi sta pensando ad altre cose, tranne che ovviamente interessarsi di quelle che sono le necessità del paese. Mai se mi ci rendo conto,
ottobre è qua, novembre chiamano, sono al primo colpo e ho ballottaggio, ma appena novembre non ci sono più, quindi state romesi e veniamo. Nel frattempo che c'è tutto questo quadro di cui non se ne interessa nessuno e non c'è uno a cui ho sentito parlare dell'ospedale, tranne qualcuno che parla che vuole andare a compromessi, a trattative, insomma, a tutto quello che volete, perché non c'è niente di trattare, perché con la salute della gente non se ci si scherza, c'è di battere i pugni alla faccia o un tavolino. Ieri sera si doveva riunire Forza Italia. Ora, si deve riunire Forza Italia, c'è a quanto pare un certo pallone che dovrebbe essere il commissario locale, ma non si ha visto più. C'è questo pallone, forse io a finire a Bardone, questo pallone non si è visto. In siciliano pallone potrebbe essere, diciamo, i Bardone, no? Ora, poi immaginate, c'è l'aria e l'anima di Totò Rizzo Puleri, c'è l'aria e l'anima di Totò Giordano, c'è l'aria e l'anima di tanti Totò, c'è l'aria di Meruzio Polizzi, c'è l'aria di Polipaiello, c'è l'aria di Giuseppe Nodetrapa, ci sono tutti chi di Cuttamaio, c'è l'aria di Aldo Lo Iacono con Vitrano, che poi fa un colpo è cubetano, cioè vota Forza Italia, un altro colpo dice che è con Fratello d'Italia, non si sa con quale pere un ne casa va a parlare. E questa è un'altra storia. Allora, siccome si viene a riunire, ma con la va a convocare questa riunione, le tutte, perché dopo c'è anche, vi ricordo, che entra in Forza Italia la parte anche di Totò Lentini, che morto l'UDC trase con Forza Italia, per ricordate, no? E quindi c'è pure Totò Lentini di parte Nico, che c'era un gruppo, credo che erano Buscio, c'era, insomma, tutto un altro gruppo. Ora tutti chi se, secondo me, a parte il fatto che aspettano le riunioni di Palermo, un tempo che si riunisce in un Palermo, stanno a ripigliare ancora la botta, si riunisce in un Palermo questa settimana perché non hanno tempo di perdere, si hanno a riunire per vedere chi sarà aspetta, prima a cui tocca, tocco io, tocco tu, a cui aspetta il candidato di Partenico, poi cercheranno di lavorare con tutto possibile e immaginabile per il centrodestra andare tutto insieme, tutto unito. Perché si scandano, che da banna c'è per non maniaccio. Quindi il centro-destra deve essere, diceva un vecchio amico mio, vediamo se troviamo tu metto, unito e compatto. Quindi il centro-destra unito e compatto, se andiamo a mettere d'accordo, però a mio parere, Forza Italia, a parte di cosa avesse azzerare tutte cose per mettersi d'accordo e ripartire da zero. Si riparte da zero per vedere di mettere d'accordo tutte queste anime. Vi abbiamo trasmesso l'ultimo bollettino meteorologico politico da Partenico, cioè nessuna novità, punto e a capo, e gli stessi facci, guardateli, gli stessi facci, sempre idem, con 20 anni so vecchio, ma sempre queste. Asciarsi è pagucia. Amici, la lotta è a lotta pagucia. Levate tu che mi ci metto io.